Io mi ricordo nel 2009 quando volevo, stavo creando il mio angolo di libertà col mio programma radiofonico L'Isola delle Rose, pensavo la notte quando non riuscivo a dormire, mi preparavo le puntate per andare in radio e pensavo sarebbe bello se facessero un film sull'Isola delle Rose. Dopo più di 10 anni fanno il film. Ciao, sono Giuseppe Govinda del futuro e benvenuti su Isola delle Rose TV. Il video di oggi è molto importante perché vi farò vedere la mia reaction e la mia recensione sul film L'incredibile storia dell'Isola delle Rose. Quindi se siete dei fan dell'Isola di Giorgio Rosa, cliccate il pollice in alto e mettetevi comodi. Iniziamo, vai! Scusate, ma Elio Germania somiglia a me? Come avete visto da questo titolo, sto per fare una video reaction del nuovo film L'incredibile storia dell'Isola delle Rose. E nei miei video precedenti vi ho parlato, vi ho spiegato perché il mio canale YouTube si chiama Isola delle Rose e perché da tantissimi anni, da più di un decennio, che seguo l'esempio di Giorgio Rosa. E quindi, come sapete, questo film sarà importantissimo, spero di non piangere troppo e niente, iniziamo, vai. Si inizia. Vai. Ma si inizia con la... Si inizia con la neve. Chi è questo personaggio qui? Ah, una macchina strana! Scusate, ma Elio Germania somiglia a me. Bologna, un anno prima, nel 67. Ora vediamo cosa è successo prima della costruzione dell'isola. Mi ricordo un po' Pierpaolo Capovilla. Una macchina bellissima costruita. Arriva la polizia. Ah, che cattiva sta ragazza. Che ha l'aria. Mio Dio, quanto paura che morisse. Wow, questa è proprio Italia, Italia. No. Che è successo? Andiamo a salvare l'isola! Ma questa è una cosa illegale, ma com'è possibile? Questa era la mia reaction sul film L'incredibile storia dell'Isola delle Rose. Vi ricordo che il mio canale si chiama Isola delle Rose TV e da più di 10 anni creo contenuti in onore dell'Isola delle Rose. Lo faccio sul web soprattutto e ho anche creato un programma radiofonico chiamato L'Isola delle Rose. Quindi questo film è stato molto importante per me, per la mia storia. Perché come sapete io non sono nato ieri, cioè non ho creato i miei profili social sull'Isola delle Rose ieri proprio perché è uscito il film, ma lo faccio da più di 10 anni e quindi sono un grande fan di questa isola. Il film mi è piaciuto tutto,
mi sono piaciuti tutti i personaggi, iniziando ad iniziare con il personaggio principale, Giorgio Rosa, Elio Germano. E poi mi è piaciuta anche la ragazza, che poi è diventata la sua moglie, il tedesco, poi Fabrizio Bentivoglio, Matilda De Angelis, mi è piaciuto anche il suo ruolo, Luca Zingaretti, Elio Germano, l'ho detto, penso di sì, Tom Washiha, non so come pronunciarlo, Leonardo Lidi, insomma mi sono piaciuti tutti e me li sono anche scritti qui. Cos'è che non mi è piaciuto del film? Non so, cioè a un certo punto non mi è piaciuto tanto questa rappresentazione del potere romano, cioè come avete visto i funzionari, cioè, erano tutti del sud Italia o meridionali o romani, e forse c'era forse solo un ministro che a un certo punto ha parlato, aveva l'accento milanese, cioè, non mi piace molto nella rappresentazione artistica quando vengono rappresentati, non so, i cattivi e i buoni. In questo caso i cattivi erano i romani meridionali, gli infangati col potere, e poi c'erano i bolognesi che si volevano divertire. Ecco, questa qui l'ho trovata una cosa leggermente un po' criticabile del film, ma come sapete io faccio sempre queste cose anche per i miei gameplay, trovo sempre le cose per cercare di creare un dibattito. Fatemi sapere quindi voi cosa ne pensate di questo aspetto del film, fatemi sapere se vi è piaciuto, cosa vi è piaciuto, cosa non vi è piaciuto. Io l'ho amato tantissimo, ho pianto tanto, mi ha fatto sognare, quindi non posso che essere felice di questa produzione. Io mi ricordo nel 2009 quando stavo creando il mio angolo di libertà col mio programma radiofonico L'Isola delle Rose, pensavo la notte quando non riuscivo a dormire, mi preparavo le puntate per andare in radio, e pensavo sarebbe bello se facessero un film sull'Isola delle Rose. Dopo più di 10 anni fanno il film. Quindi i sogni si avverano. Dopo tantissimo tempo, sì, vabbè, campa cavallo, come si dice, dopo tanto tempo fanno il film, bellissimo. Poi una colonna sonora stupenda, la canzone finale, bellissima. C'è questo mix di canzoni anni 60 americane, internazionali e poi anche quelle italiane, della canzone italiana, bellissime, bellissime. E niente, poi anche la fotografia, top, stupenda, i colori, quindi, che riprendono benissimo le atmosfere del passato, i costumi, grandi costumi, chi è il costumista di questo film? Ti ringrazio per aver fatto questo film, e basta, ecco, vabbè, io ringrazio quindi tutti quelli che lo hanno creato, ringrazio quelli che lo hanno prodotto, quello che lo hanno distribuito, la Netflix, e basta, ecco, se volete mandarmi una magliettina, ecco, un qualche merchandising, ecco, se vi posso sponsorizzare, non sto scherzando, cioè vi posso sponsorizzare, quindi contattatemi. E vabbè, questa è una sono una persona molto spudorata. E niente, credo anche qui di aver detto tutto. Non so quanto sarà lungo questo video, taglierò tantissime parti, non so se metto le scene del film, perché naturalmente su YouTube è una cosa un po' strana, non funziona bene con il copyright. E vi ringrazio di aver visto questo video insieme a me, e quindi iscrivetevi al canale, attivate la campanella delle notifiche se non l'avete ancora fatto, e basta. Govinda vi saluta dall'Isola delle Rose e ci sentiamo presto. Guardate i video del mio angolo di Govinda o i video del mio canale, perché secondo me vi piaceranno, e se siete dei fan dell'Isola delle Rose seguitemi anche sui social. Ciao.